Uomini e donne anticipazioni, che fine ha fatto Paolo? È stato rinchiuso in una villa con Angela e Marianna. Uomini e donne anticipazioni, la scelta di Paolo, il tronista in una villa con Angela e Marianna. Che fine ha fatto il tronista Paolo? Perché non è presente nelle ultime puntate di Uomini e donne. Il mistero è stato risolto da Davide Maggio, che ha svelato una grossa novità in arrivo alla corte di Maria De Filippi. La conduttrice e la redazione hanno inserito un nuovo meccanismo, hanno rinchiuso Paolo e le sue corteggiatrici, Angela e Marianna, in una villa. Una struttura ubicata in provincia di Rieti e spiata 24 su 24 dalle telecamere. La casa è divisa in tre spazi, al centro vive Paolo mentre nelle ali laterali le due corteggiatrici. Paolo incontra le ragazze singolarmente nelle apposite aree, ma chi non esce con il tronista può spiare quello che fanno gli altri due. Un metodo per aiutare l'ex tentatore di Temptation Island a chiarirsi meglio le idee. Dopo qualche giorno in villa, ci sarà finalmente la scelta di Paolo Crivellin, attesa da mesi dal pubblico di Uomini e donne. L'esperimento della villa è già stato introdotto quest'anno nella versione spagnola di Uomini e donne, Mujeres Y Hombres Y Viceversa, dove gli stessi tronisti convivono in cerca dell'anima gemella. Un'idea che è stata d'ispirazione per la redazione del programma italiano.